che è tutto in pompa. Ciao ragazzoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, la Rockstar ha appena rilasciato la Annis Savestra. Questa macchina, non so se chiamarla d'epoca, però mi piace. Mi aspetto tante modifiche da questa auto, anche se è simile a un'altra auto che è già uscita, che ce l'ho pure modificata, ma ce l'ho nell'altro garage, che l'ho fatta tutta blu, ma dettagli. Aspettate che mi devo ricordare qual è. Mi è venuto questo dubbio. Stava su Southern... Sì ragazzi, è simile più o meno alla Vapid Retinue, guardate, è un po' simile il davanti, più o meno sì, dai. Comunque ragazzuoli, costa $900,000 e la potrete trovare su Legendary Motorsport, guardate, ecco qua. E ragazzi, la cosa interessante è che ha anche le armi, c'è scritto attenzione, le modifiche relative alle armi per questo veicolo possono essere effettuate solo presso l'officina dell'Avenger o di un centro operativo mobile. Quindi ragazzi, c'ha le armi. E dopo andremo chiaramente a metterle, vediamo che armi ha, dove ci saranno queste armi, ecco, diciamo così. E ragazzi, c'è ancora la neve su GTA, dovrebbe essere l'ultimo giorno, credo di sì, credo di no, non lo so. Quindi ragazzuoli, direi di iniziare subito con le modifiche di questa auto. Chiaramente ragazzi, superiamo i 200 like per questo video e domani a caccia di mod, il primo episodio del 2018 ragazzi. Ok ragazzuoli, siamo qua. Allora, tutto al massimo, finita gara al massimo, paraurti e ce ne sono 13 qua ragazzi, ce ne sono 13. Una cosa carina, le giro con splitter ma è monocolore. Boh, dai, mettiamo le giro con splitter adesso, voglio vedere un attimo come viene. Il posteriore cromato è bello, tu, bellissimo da touring, spettacolo. Cioè raga, poi c'è delle marmitte fighe proprio. Poi telai, qua ce ne sono abbastanza. Ma vedete che ci sono quelle con i bagagli sopra, le classiche che mettono. Quindi sta quello tutto coperto. No, la cosa di sopra a me non piace. Ci mettiamo praticamente questo qua, raga, con le barriere anche dentro di protezione. Motore tutto al massimo, marmitte. Raga, spero che ce ne sono. Ma cos'è? Ragazzi, ci mettiamo a doppia uscita. Da rally sono belle anche. Ma queste qua sono quelle della Karin. Non mi viene il nome, però le abbiamo già viste. Parafanghi. Ah, addirittura ti cambia. No, questo non mi piace. Ti cambia tutta la macchina. Belle, belli GT. Belli, proprio belli. Griglie. Addirittura la griglia qua cambia tutto. Nire comprese d'aria, di cattiveria proprio. Boh, mettiamoci nire comprese d'aria. Cofani, vediamo. Cos'è? Turbo esposti. No, bellissimo, raga. No, per forza questo, raga, una novità proprio. Luci, fari, alloxino. Io, raga, volevo fare tutta gialla questa, eh. Livria. Ah, raga, ci sono le livrie, quindi... ci sono le livrie. Bella Savestra, mi piace. Questa c'è la striscia bianca. Annis sarebbe quel numero. Beh, raga, sono belle, eh. Sono della Peace Walster, sta pure. A me piaceva quella della Savestra. Proprio bella. Poi... specchietti addirittura. Ah, si possono levare gli specchietti da lì. Perfetto. Vai raga, ci mettiamo i leggeri qua. Targhe, vabbè, non ci interessa. Verniciature. Allora. Guardate raga, ci sta. Giallo racing. Ci mettiamo un giallo un verde lime. Vai. Il secondario sarebbe praticamente il dentro, la parte di fuori. Ce lo mettiamo, vabbè, opaco nero, dai. Con il verde lime che sfuma, figo, ci sta, assolutamente. Spoiler, ecco qua, uno spoiler figo, raga, senza esagerare, chiaramente. Bello questo. Vabbè, gigantesco. Raga, voglio metterci... mi piace assai questo qua, da gara colore 1, ci sta. Peccato che è solo... cioè, ho questo, però questo qua mi piace un sacco, raga. Va, raga, ci mettiamo questo. Sospensioni tutte abbasciate, trasmissioni da gara... turbo tutto da al massimo. Ruote. Ma raga, ci mettiamo delle muscle. Le ruote da muscle, perfetto. Chiaramente tutte nere. Guardate che cattiva. Pneumatici, design tutto al massimo. Gomma antiproiettile, ovviamente. Fumo giallo, perfetto.
finestrini, limousine. E ragazzi, l'abbiamo finita, l'abbiamo finita. Mi piace, ci sta veramente, sembra da Rally, ecco, diciamo così. Però il di dietro è veramente fantastico, ci sta tantissimo, raga. Lo spoiler non mi convinceva perché l'avrei voluto nero, però poi cambiava completamente tutta la forma. Ma adesso, ragazzi, noi usciamo e andiamo a vedere le modifiche delle armi, raga. Allora, ragazzi, non riesco a testare più che altro bene la velocità perché c'è la neve, quindi rallentiamo abbastanza, parecchio, ecco, diciamo così. Però secondo me questa è veloce come macchina. È veloce. Vorrei un attimo prendere le armi, modificare, metterci le armi. Sono curioso perché qua, ragazzi, abbiamo il nostro centro operativo mobile. Entriamoci. Ok, ragazzi, siamo nel centro operativo mobile ed apparso il quadro delle armi. Possiamo metterci le mitragliatrici. Ma poi, ragazzi, avete visto avanti che le turbine si muovono, girano, ci sta. E se acceleriamo, guardate, vanno più veloce, ci sta. Raga, veramente fatta benissimo come macchina. Guardate, raga. Abbiamo le mitragliatrici tipo quelle della DeLorean, della Deluxo, ecco, diciamo così. Vorrei vedere, sono curioso di vedere un attimo. Che succede quando l'apriamo? Raga, guardate. Fatta davvero bene. Capolavoro di auto, è veramente capolavoro di auto, ragazzi. Spettacolare. Guardate, con le turbine lì che si vedono. Fatta veramente bene. Raga, vi consiglio di acquistarla. Adesso bisogna vedere la velocità, ma c'è la neve purtroppo. Ripristiniamo. Perfetto. Entriamo dentro in prima persona. Perché ragazzi io volevo vedere l'interno, guardate, bello, molto antico, molto d'epoca, dai, ci sta. Sgomma veramente tanto, secondo me sta macchina, guardate come scivola, vabbè io ci ho messo le ruote da muscle, però. Guardate, vediamo, prendiamo un po' di velocità, prendiamo un po' di velocità. C'è la neve che ci penalizza, corre ragazzi, la velocità ce l'ha questa macchina. Secondo me senza neve corre un pelino di più. Scivoleremo di brutto, perfetto. Comunque, ragazzi, questa macchina ci sta. Non abbiamo fari perché li ho levati. Ho messo questi qua. Con questo uno che ho fatto io ci sta abbastanza. La livrea pure, molto molto bella. Ve la consiglio perché questa macchina è da raduni, sicuramente. Da fare collezione da raduni. Poi è molto personalizzabile e ne vale la pena. Secondo me corre di più senza neve perché la neve qua penalizza tantissimo il fatto della velocità della macchina. Magari anche le gomme penalizzano, però secondo me la neve ci sta tantissimo. E poi ha anche le armi, solo le mitragliatrici che secondo me ci stanno abbastanza. Quindi per questo video è tutto. Questa macchina è abbastanza bella, mi è piaciuta, approvata, ecco, ve la consiglio. Noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un bel like, passate dal mio canale Telegram, link in descrizione, e c'è anche il mio profilo Instagram, link in descrizione, ragazzi. E niente, da questa Savestra è davvero tutto, noi ci becchiamo al prossimo video, bella!